Sono qui per parlarvi più o meno sulla storia della stampa 3D. Spero di non annoiarvi, sarò il più veloce possibile. E allora, perché parlare della storia della stampa 3D? Perché a un certo punto, arrivato al progetto RepRap, la stampante 3D diventa open source. Ed è grazie all'open source che la stampante, adesso noi abbiamo una stampante 3D e si sta diffondendo. Però tutto è nato nel 1984, quando un inventore americano, Charles Stone, ebbe un'intuizione, ovvero l'intuizione di poter creare un oggetto fisico partendo da un modello 3D al computer. Lui chiamò questa tecnologia stereolitografia, che consisteva in una ciotola di resina, un recipiente con della resina, che veniva fatta polimerizzare, solidificare, una resina fotosensibile, scusate, che veniva fatta polimerizzare, quindi poi con una successiva solidificazione, attraverso un raggio di luce, un raggio laser, che veniva fatto rimbalzare in un sistema di specchi, e quindi strato dopo strato l'oggetto prendeva forma, un oggetto di alto dettaglio. Quasi contemporaneo, nel 1988, Scott Graham, che poi è stato il fondatore della Stratasys, una delle stampanti persiane più importanti, ha inventato una tecnologia che nel concetto è simile, ma poi nel procedimento è un po' diversa, ovvero l'FDM, che tradotto in italiano significa modellazione fusa, diciamo. E il principio qual è? Il principio, come questa stampante che vedete qui, che appunto FDM, che è la tecnologia più diffusa al momento, che viene fatto fondere un filamento di plastica che è costretto su una resistenza, che è quindi un ugello meccanico attraverso un sistema meccanico, come potete vedere.